Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo video impresa storica per la Roma di Paulo Fonseca che dopo 3 anni dalla semifinale di Champions League poi persa contro il Liverpool si qualifica per la semifinale di Europa League dopo l'impresa appena 7 giorni fa alla Johan Cruyff Arena in rimonta grazie al gol direttamente a calcio piazzato con l'eroe di Scherpen ancora decisivo per quanto riguarda la formazione giallorossa, direttamente a calcio piazzato il gol del momentaneo pareggio firmato da capitano Lorenzo Pellegrini e grazie anche alla girata vincente nella finale di Oscar Ibáñez non va oltre l'1-1 interno al gol di Brobbey al 49esimo ad inizio ripresa risponde il 30esimo gol con la maglia giallorossa dell'ex capitano Edin Dzeko, il gol di Edin Dzeko al 72esimo risponde al vantaggio del baby fenomeno promesso sposo dell'Lipsia di Nagelsmann, stiamo ovviamente parlando di Brobbey. Edin Dzeko risponde al baby fenomeno Brobbey ed è semifinale di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca che affronterà il Manchester United di Solskjaer per vendicare il Milan precedentemente eliminato agli ottavi di finale. Dopo aver eliminato lo Sporting Braga, lo Shakhtar Donetsk agli ottavi di finale, ecco la storica eliminazione anche per mano dell'Ajax. Quindi prosegue nel migliore dei modi il percorso europeo della formazione giallorossa che a 3 anni di distanza da quella semifinale persa poi sotto la guida tecnica dell'ex allenatore Eusebio Di Francesco riesce a centrare una nuova semifinale in campo europeo, una semifinale dal gusto retro perché Roma, Manchester United riporta sicuramente allo scorso 10 aprile del 2007, la 7-1 subito a Old Trafford, poi un nuovo, 12 mesi dopo, un nuovo quarto di finale nel 2008, 2-0 olimpico per i Red Devils, 1-0 con gol di Tevez invece ad Old Trafford. Nello stesso anno, alla fase a gironi, un nuovo scontro tra Roma e Manchester United, 3 sfide dal gusto retro 13 e 14 anni fa, però per quanto riguarda invece l'altra semifinale e i risultati di questa serata dedicata al ritorno dei quarti di finale, la parte alta sarà invece Arsenal-Villarreal, Villarreal contro Arsenal, un'altra semifinale dal gusto di Champions League perché nel lontano 2009, quindi 12 anni fa, Arsenal-Villarreal fu un quarto di finale di Champions League. Invece 15 anni fa si sfidarono le due formazioni per garantirsi un posto nella finale di Parigi che poi vide il trionfo della Barcellona di Rijkaard, della Barcellona di Ronaldinho e di Samuel Eto'o. Tornando alla partita dell'Olimpico, al pareggio con il quale la Roma si qualifica alla semifinale storica di Europa League, meglio l'Ajax nel primo tempo con tantissime occasioni per la formazione di Ten Hag, qualche brivido per l'intervento di Calafiori nei confronti di Tadic con l'arbitro Taylor che non mi è piaciuto all'interno dei 90 minuti per le decisioni prese, la Roma che deve ringraziare il VAR al 57esimo perché l'Ajax raddoppia con il piazzato vincente a tu per tu con Pau Lopez firmato da Tadic dopo la respinta sul destro di Brobbey, però al 57esimo c'è l'intervento di Tagliafico nei confronti di Mkhitaryan, un intervento dubbio che Taylor inizialmente non vede, non fischia all'Olimpico, l'azione prosegue, Brobbey va al tiro, respinto da Pau Lopez e poi con la insaccata di Tadic che poteva valere, era valso il gol del raddoppio per la squadra di Ten Hag. Ecco, con il 2-0 si qualificava l'Ajax e quindi la serata della Roma si era davvero complicata al minuto numero 57 dopo il vantaggio sul lancio di Schurz, l'aggancio di Brobbey che mette capo il suo difensore in quel momento, quindi Cristante con il pallonetto, beffa Pau Lopez per il gol del vantaggio proprio l'appena entrato, che era entrato qualche istante prima al posto di uno spento Anthony. La Roma che invece dopo
lo spavento al 57esimo con il gol annullato per il fallo di Tagliafico nei confronti di Mkhitaryan si sveglia e su una percussione vincente di Calafiori che mette a terra Timber realizza il gol del pareggio sul tiro cross di Calafiori, una piccola deviazione che premia la corsa vincente e anche il guizzo davvero rapace d'aria di Edin Dzeko che vale il gol del pareggio, il gol che qualifica la Roma verso la semifinale di Europa League dove affronterà i Red Devils di Solskjaer, i Red Devils di Paul Pogba. Grazie per l'attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.